Asia Bibi è libera dopo aver trascorso quasi 9 anni di calvario in una cella così piccola che, allungando le braccia, toccava le pareti e dove il suo stesso carceriere ha cercato di ucciderla. Beh, l'idea che un avvocato musulmano abbia preso a cuore le sorti di una condannata a morte cristiana è un fatto importantissimo, così come molti altri musulmani hanno preso le sue difese e hanno pagato anche con la vita. Un ministro, l'ex governatore dello stato del Punjab di cui è originaria. E quindi sì, da questo punto di vista è stata la prova che è possibile convivere tra religioni. L'avvocato di Asia Bibi è dovuto fuggire in fretta nei Paesi Bassi, quasi subito dopo aver lasciato la Corte Suprema del Pakistan. Il tribunale ha impiegato 3 anni per decidere la sentenza dell'appello in favore di Asia Bibi, per cui era stata chiesta la revoca della condanna a morte. La decisione ha esasperato gli animi degli islamici radicali del paese. Amnesty International ha alzato la voce in favore di Asia Bibi, ribadendo la necessità di abrogare la legge anti-blasfemia. È una legge di cui Amnesty International chiede da decenni l'abolizione, perché di per sé una legge che punisca chi bestemmia, chi pronuncia frasi offensive nei confronti della religione, è una legge su cui non ci sarebbe niente di male da dire. Però l'attuazione è scandalosa. È una legge che è stata utilizzata per tantissimi anni per risolvere controversie private, per vendetta personale, per questioni di rilevanza assolutamente privata. È una legge che serve a calmare queste folle di facinorosi che altrimenti si farebbero giustizia per sé, ma in realtà è una legge che favorisce questa sorta di giustizia sommaria e ne hanno pagato le spese appartenenti a varie minoranze religiose. Al momento Asia Bibi è nascosta in un posto sicuro in Pakistan, ma presto sarà costretta a lasciare il paese perché la sua vita è in serio pericolo. Il destino di Asia Bibi appare comunque un destino complicato e se la sua salvezza dipenderà dall'accoglimento di una richiesta di asilo in un altro paese sarà comunque una sconfitta, perché Asia Bibi ha diritto di vivere in condizioni di incolumità e sicurezza nel suo paese. Amnesty International afferma che il governo del Pakistan ha il dovere di proteggere tutti i cittadini indipendentemente dalla loro religione e di non sottomettersi agli estremisti che hanno già messo fine alla vita di politici come Shahbaz Bhatti e Salman Taseer, uccisi soltanto per aver difeso Asia Bibi.